Tribunale di Milano. Firmato il contratto dei bancari, andiamo sul sito di MF Milano Finanza, premiata la linea del sindacato, interessa 282.000 dipendenti. Tra i punti su cui è stato raggiunto l'accordo, l'aumento 190 euro sulla figura media con 7 scatti di anzianità, ma anche il diritto alla disconnessione. Siamo in collegamento con il numero uno, il segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni. Sileoni, ben ritrovato, alla fine l'accordo è arrivato. Sì, è arrivato dopo un anno di trattative, non è stata sicuramente una passeggiata, avevamo chiesto 200 euro di aumento medio, come giustamente ha detto lei, ne abbiamo ottenuto 190, tenga presente che per il pubblico che un direttore di un'agenzia media guadagnerà in più circa 220-250 euro d'aumento. Poi ci sono tanti altri temi che vanno a migliorare la qualità professionale, ma conseguentemente anche di vita dei lavoratori, come il tema della formazione, delle aspettative per malattia, delle politiche di genere, in generale delle regole del lavoro come diritti e tutele, soprattutto un argomento molto attuale che garantirà delle tutele per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni professionali, perché ci sono tanti casi di lavoratori che sono oggetto di processi nella vendita dei prodotti finanziari a rischio, non per loro responsabilità ma per le politiche delle stesse direzioni generali. Quindi è un quadro d'insieme che tiene la categoria in maniera importante sia sotto l'aspetto economico che sotto quello normativo, e in più abbiamo ottenuto una garanzia per la clientela, perché abbiamo inserito nel contratto nazionale un accordo sulle politiche commerciali che è di grande attualità, quello che in presenza del quale avrebbe evitato il tema del cosiddetto risparmio a rito, e cioè sia a livello aziendale o di gruppo sia a livello nazionale sono previste due fasi di controllo che potranno monitorare ed affrontare, se ci saranno dei casi, e selezionare la vendita dei prodotti finanziari in genere, evitando prodotti finanziari a rischio, e conseguentemente cercheremo di diminuire o eliminare le pressioni commerciali che vengono, come tutti sanno, vengono effettuate ogni giorno sui lavoratori bancari che stanno allo sportello per vendere determinati prodotti. Quindi insomma siamo soddisfatti, perché crediamo che non so quante altre categorie di lavoratori riusciranno a raggiungere un risultato importante come il nostro. Allora, rivediamo insieme i punti dell'accordo, alcuni li abbiamo già toccati insieme. Sileoni, dicevamo l'aspetto in busta paga, l'aspetto contrattuale. Tra gli altri punti importanti, l'abbattimento a carico dell'azienda della penalizzazione del 10% sul salario d'ingresso per i neoassunti. L'incentivazione sul fondo per l'occupazione di 3.500 euro per le assunzioni nel mezzogiorno, e poi ci sono altri due punti importanti che volevo toccare con lei. L'impatto della tecnologia anche sul vostro business, sulla vostra attività. È stato istituito il Comitato Nazionale Bilaterale sull'impatto delle nuove tecnologie, sull'impatto della digitalizzazione nel settore bancario. In sostanza, di che cosa si tratta? In che modo la professione si adegua adesso alla digitalizzazione? Allora, in sostanza si tratta di questo: con i cambiamenti in atto, con l'inserimento delle nuove tecnologie nell'organizzazione del lavoro, delle aziende e dei gruppi bancari, sorgeranno inevitabilmente nuove attività e nuove professioni. Noi vogliamo, insieme alla nostra controparte, quindi confronto a livello sia aziendale di gruppo sia in API, vogliamo monitorare, vogliamo controllare che non ci siano fughe in avanti da parte di aziende che potrebbero in qualche modo introdurre figure professionali senza un adeguato riconoscimento inquadramentale, cioè di carriera e economico. E poi il pacchetto di misure per conciliare meglio la professione con la propria vita nell'ottica dello smart working. Sileoni, questa è una battaglia su cui voi vi siete molto spesi nei mesi scorsi. Sostanzialmente, che cosa avete ottenuto?
Allora, intanto abbiamo ottenuto che sia regolamentata a livello nazionale, in quanto alcune aziende in deroga al contratto nazionale l'avevano già attivato. Noi abbiamo fatto una regolamentazione che sarà rispettata e che metterà nelle stesse condizioni tutti i lavoratori di tutte le aziende in Italia, per quanto riguarda lo smart working. Abbiamo evitato, perché ci siamo opposti ferocemente, che sia l'introduzione nel contratto nazionale del cosiddetto lavoro ibrido, che non sarebbe stato altro che un mostro a due teste, metà dipendente bancario e metà consulente o promotore finanziario, che sarebbe stata l'inizio della fine dell'identità della nostra categoria. E l'altro tema che lei prima ha puntualmente toccato, quella della disconnessione, che tradotto significa che dopo l'orario di lavoro i lavoratori bancari non saranno più obbligati a rispondere né alle mail né alle telefonate dei loro diretti superiori. Quindi un miglioramento complessivo non solo delle situazioni professionali ma anche di vita dei 282.000 lavoratori bancari in Italia. Sileoni, le faccio un'ultima domanda: qual è stato l'aspetto più controverso, la parte più difficile? Era sulla busta paga, sulla cifra da portare in busta paga o no? No, la parte più difficile è stata convincere le aziende che nel momento in cui il settore è uscito dalla crisi, lasciamo vedere quello che è successo a Bari, che è il colpo di coda di situazioni vecchie, ma il momento in cui le aziende sono uscite dalla crisi perché stanno raggiungendo importanti utili, no, a fine anno, nel momento in cui distribuiscono importanti dividendi agli azionisti, il momento più difficile è stato quello di riconoscere una contropartita economica adeguata anche ai lavoratori, che sono i veri protagonisti dei successi delle aziende. Io la ringrazio per essere stato con noi, Lando Sileoni, segretario generale della FABIA. Alla prossima occasione. Grazie, buonasera. E parliamo proprio della popolazione.